anzi, utilizzano la massoneria perché innanzi per far fare esattamente quello che vogliono. Allora, andiamo alla dottrina. I migliori cervelli, diciamo, i migliori arrivisti di questo mondo, che non sono né i migliori cervelli né le persone più etiche del mondo. Quindi hai ottenuto quello che vuoi. Ti basta un generale per comandare un esercito. Uno. Il resto sono soldati, sono graduati, non contano un cazzo, perché quello dice una cosa e quelli la fanno. È chiaro. Quindi è un discorso che non regge. È il tuo, scusa. Allora, io sto semplicemente dicendo, possibile che non ci sia stata nel mondo e nella storia un'altra forma di organizzazione che abbia capito, a parte quelle che ti ho citato, che si doveva fare qualche cosa? No. Allora, rifammi riformulare. Tu dici, attenzione, l'unica organizzazione poteva essere il cristianesimo. Perché? Perché i gesuiti. Perché il cristianesimo? Andiamo alla dottrina, perché i gesuiti già è un'organizzazione bella e buona, cioè reale, con una gerarchia, eccetera, eccetera. A livello di dottrina, è l'unico che dice date a Satana quel che è di Satana e a Dio quel che è di Dio. Perché? Perché in questa maniera, indirettamente, Gesù dice, signori, io ho fondato un mondo che non è sulla moneta, ma su altre cose. Quindi se voi non inseguite la moneta, vincerete. Questo mi stai tu dicendo, no? E io sono d'accordo. No, questo l'hai detto tu, non sto dicendo io questo. Ho fatto una interpretazione, va bene. Però la condividi in parte, no? No, io condivido quello che ho detto. Ho detto che... Il discorso che l'unico, a livello dottrinale parliamo. Se tu segui una dottrina che dice, signori, ridate a Cesare, ma questo Cesare poteva essere Cesare, può essere... Signori, io non sono il principe di questo mondo, utilizza questa cosa, è chiaro. Io ve ne chiedo un'altra. Però quando Gesù dice, ridate a Cesare quel che è di Cesare, e io non a caso ho cambiato il nome, ridate a Satana quello che è di Satana, tu mi devi capire tra le righe, no? Cosa voglio dire? Ecco. Significa, signori, c'è un altro tipo di mondo, anche se magari non è facile realizzarlo su sta terra, perché su sta terra il principe è un altro, ok? Esatto. Che usa e dice anche cosa usa. Poi tu mi stai dicendo un'altra cosa, poiché loro conoscono perfettamente la natura umana, quindi l'egoismo, l'individualismo, l'emozione, la coducità, dici noi sfruttiamo la tendenza ai conflitti, la facilità a farsi corrompere, ad avere un prezzo comunque per ogni cosa. Impegno, la poca persistenza, la poca mira quando si fa qualcosa, si allora, divaga. Loro invece hanno una struttura molto blindata da tantissimi anni, rigida, gerarchica. Si imparano a memoria le loro regole, e se sono poche tutto sommato, perché si tratta di denaro al primo posto, menzogna e corruzione e tante altre cose. Al primo posto, se non è poi distruggere e fare quello che si vuole. Se dovete mentire, fatelo se dovete mentire. Assumete tutti i ruoli di questo mondo, tutte le veste di questo mondo. Ma guarda, mentite, non è importante. Corrompete. Proprio ieri Giorgio mi ha fatto vedere un libro di cui gli chiederò copia, ma credo che faremo un'intervista a settembre. Dice, lo vedi sto libro qua? Mi ha citato il nome ma non me lo ricordo. Dice, vedi, questo è uno dei di loro che si è spacciato per tutta la vita di essere un arabo e ha scritto libri in arabo. Dico, cazzo, ma davvero mi dici così? E lui mi dice, sì, se vuoi ne parliamo. E su anche Pettigrew era dei loro, anche Steiner era dei loro. Steiner è un cognome ebreo, però, e lui era pure un massone. Ma Giuseppe, è così, non è che te lo dico io. No, però Steiner è un cognome ebreo, e lui era un massone. Però io non vorrei che poi tu dici a me sempre che mischio tutto e cambio i vari piani di discorso. No, anche qualche altro autore che ha citato Giorgio, anche quello era ebreo. Ascolta, però aspetta, apriamo solo una parentesi, però poi ritorniamo al discorso che stavamo facendo.
Allora, che ci sia qualche massone e qualche ebreo, o qualche ebreo massone, perché poi la prima massoneria forse è stata quella ebraica, cioè qual è il principio fondamentale della massoneria? Facciamo credere ai popoli che esiste uno Stato, facciamo credere ai popoli che c'è una democrazia, facciamo credere che si autogovernano, di fatto noi ci creiamo una struttura parallela nascosta, mandiamo tutti i nostri infiltrati, uno nel campo medico, uno in politica, uno qua, uno là, nei punti chiari, aspetta, nei punti chiari. E poi massimo fino al 19, dal 19esimo comincia la filosofia, la teologia massonica. Sì, dicevo, solo, no, ma è giusto. No, ma poi si scoprono i veri scopi. Aspetta, però. Non sono solo per il potere. Okay. No, ma era giusto per riassumere. Quindi, diciamo, li facciamo credere ai polli che si stanno governando, si sta autogovernando. Di fatto, noi abbiamo la regia di tutto: abbiamo la regia di chi fa le leggi, abbiamo la regia della comunicazione. Soprattutto della comunicazione, abbiamo il potere del denaro assoluto con cui ci compriamo e corrompiamo tutto, o comunque riduciamo poi al debito e quindi costringiamo a far fare quello che ci pare noi, ricattiamo, no? Col debito, e infine poi ci abbiamo le nostre proposte, quindi la nostra sicurezza, la nostra multinazionale, vuoi del farmaco, vuoi del film, vuoi dell'industria, vuoi della vista del regno universale della distribuzione, per il loro anticristo. Ora, tutto questo del regno universale da preparare per il loro anticristo, tutto questo, perché è l'obiettivo finale. Okay. Tutto questo però non toglie che qualche massone e qualche ebreo massone non abbia scritto un libro decente, che ci ha, attenzione, anche se è un libro chiave scritto per suo interesse e per sue funzionalità, cioè proprio per andare verso il mondialismo, però a noi che siamo leggermente svegli non possiamo negarci di conoscere questi libri e questa conoscenza. Sei d'accordo allora, su questo? Se no, aspetta, cadiamo nell'errore di dire, sai che c'è, siccome quello è comunista, io non lo ascolto perché è comunista per default. E no, tu il nemico devi conoscere, se no è finita. Per questo ti dico, per questo io ti dico, guarda che Steiner ha scritto delle cose veramente fuori dal comune, per il mio punto di vista. Guarda che Scaligero ha scritto per il mio punto di vista, fuori dal comune, Pedigrilli, insomma, e tanti altri. Voglio dire, questo non vuol dire che io li devo cassare dalla mia conoscenza. Allora, innanzitutto, se si parla di Steiner, si parla di Pedigrilli, si parla di questi qua, bisognerebbe avvertire chi sente che di questi personaggi alcune cose vanno prese, perché l'abilità di un disinformatore è seminare all'interno di un testo che ti appare perfettamente logico di disinformazione. Prendiamo anche Krishnamurti, che cosa ha fatto? Krishnamurti ha scritto delle cose fantastiche, solo che all'interno c'era però il pensiero teosofico. Ma lo sai benissimo, cioè, che tu, chiaramente, una persona che conosce queste cose, li trovi, li capisci dove sono. E quindi sei in grado un po' di districarti, questo che è un salto a ostacoli. La stessa cosa vale per Steiner. L'educazione, le scuole di Steiner, si datano su alcuni principi, ma c'è un principio che è falsato. Sì, ma adesso siamo arrivati a Steiner. Anche quello della Montessori, e va falsato anche questo, ma non devi capire. Se vuoi distruggere... Se è falsato, allora sai anche come raggirarlo. Se non lo sai, quindi tutto per loro volato. Fermati. D'accordo che Steiner... Io non voglio distruggere Steiner. Non mi trovo con quella sintonia. Però ci sono anche delle disinformazioni, che sono anche abbastanza grosse. Quindi, voglio dire, non posso io esaltare Steiner non mettendo in guardia che ci sono alcune cose che vanno prese, ma vanno lette con molta attenzione, perché il personaggio comunque era un massone. Non esistono i massoni buoni e i massoni cattivi. Sono cattivi. Se io appartengo a una società segreta, già la segretezza abbi pazienza, perché deve essere segreta?
per quale motivo deve essere segreto? Una... Sì, io voglio veramente il benessere della gente, io appartengo ad associazioni che sono pubbliche, perché deve essere privata? È possibile che una persona come Steiner non sapeva veramente quali sono le finalità della massoneria? E tu ti vai a scrivere e sai quali sono le finalità. Sai che le finalità sono luciferine, come fai a non saperle? Allora devi avere il coraggio di dirlo, io appartengo a questo che in realtà sono adoratori di quest'altro. Allora io accetto, accetto tutto da te, ma se mi taci queste cose non sei credibile, mi dispiace. Questo vale per tutti, tranne per i coglioni che sono i primi gradi, primo, secondo e terzo, che poi anche il terzo si chiama maestro, che, è maestro di un ben niente. Soprattutto che vanno ad alimentare gli altri livelli. Onestà intellettuale, devi sapere, io appartengo alla massoneria e so che la massoneria ha queste finalità, allora può dire tutto, allora forse è credibile, ma se non dice questo non è credibile, abbi pazienza, perché mi fa passare la massoneria come, come un'associazione o come un'organizzazione segreta filantropica. Ma no, ma io non ti ho mai detto, io non ti ho mai detto che la massoneria ha dei fini buoni. Poi sul fatto che quelli seguono Lucifero e che Lucifero sia cattivo, lì possiamo discutere a lungo, perché vabbè, proprio Steiner diceva che l'angelo viene dipinto cattivo, ma Lucifero può avere degli affetti positivi e negativi. Ma per forza, quindi lo sapeva. Come del resto lo può avere Yahweh, gli affetti positivi e negativi. Vabbè, certo, ma qui entriamo in dinamiche troppo difficili. Scusa. No, anche lasciami finire. Perché allora? Ma se queste hanno finalità, immaginiamo pure che allora è già stato tutto confuso. In realtà quello che sarebbe il male, cioè Lucifero sia il buono. Ma allora perché sacrifici su sacrifici? Perché certi tipi di riti? Perché vivere sulla menzogna? Me la spieghi? Se questi appendi bene, non dovrebbero esserci riti, non dovrebbero esserci delitti, non dovrebbe essere sparcimento di sangue, sacrifici, e né vivere sulla menzogna. Mentre un massone vive sulla menzogna, ci vive nella menzogna. E Eravamo partiti da un altro discorso. Ho capito, ma è tutto compreso, perché tu mi tiri fuori alcuni aspetti, ma non mi tiri fuori gli altri. Non è molto... Cioè, dipingere con la massoneria, se io appartengo alla situazione... Eravamo partiti però da un altro discorso, ora ci siamo buttati sulla massoneria. No, ma aspetta, ma se io so che appartengo a un'associazione che commette determinati delitti, che basa sulla menzogna, perché se ai primi tre gradi dicono che devi basarti sulla menzogna, devi avere una reputazione, devi fare del bene, devi fare tutte queste cose, che quindi dare una facciata. E io appartengo a un'associazione dove so, segreta, qui so che avvengono determinate cose, ma io come faccio ad essere una persona seria? Come faccio ad essere a posto? Ma io me ne scappo, non voglio nemmeno avere a che fare, capisci? Invece questi continuano a rimanere all'interno, quindi vuol dire che tu sai, taci, presenti una certa facciata della massoneria e l'altra perché non me la dici l'altra? Come può essere a fin di bene? Visto che si fanno sacrifici, visto che si schiavizzano popoli, come fa ad essere positivo? Visto che si fanno tacere voci, comunque facciamo una cosa, adesso terminiamo. No, cazzo, dopo riprendiamo il discorso tra come mai questo popolo è riuscito ad avere il dominio e nessuno è riuscito a contrastarlo, va bene? Adesso... Ma è sempre, ce l'abbiamo detto. L'abbiamo detto. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che questi hanno una disciplina rigida e credono fermamente in queste cose, sono convinti di avere una missione sulla Terra, che sono la razza retta, allora è stato insegnato come utilizzare il denaro. Mentire, cioè la menzogna è la prima parte, soprattutto che gli altri sono animali parlanti, anzi i cani rognosi, c'è scritto in certi documenti, sono migliori scimmie addomesticate per lavorare. No, ma già questo, già equiparare la scimmia sarebbe già tanto, in realtà peggio dei cani rabbiosi, non capiscono niente, si uniscono come gli animali, lo dicono, si uniscono come gli animali. Quindi però decade il mio postulato, non siamo tutti uguali, e se non siamo tutti uguali dobbiamo accettare questa condizione? Domanda. Che cosa vuol dire? Allora, se loro sono riusciti a fare questo e c'hanno veramente un Dio dietro, un Dio vero dietro, probabilmente gli altri hanno un Dio minore. Ma il Dio vero, sono figli di un Dio minore. No, ma tu immagina un territorio sul quale non hai semplicemente competenze, perché l'hai delegata.
E quindi mantieni fede a questa delega, però mandi il commissario dicendo: guardate che la situazione è questa, è stata delegata, noi vi avvisiamo, se avete bisogno di noi, noi possiamo intervenire in questo modo, non nel modo come si fa qua. Quindi noi possiamo intervenire in questo modo, ce l'ho detto, adesso lo sapete, basta, adesso fate voi. Io vi ho avvisato, non posso interferire più di tanto in questa realtà, però voi potete unirvi a noi in questo modo qua, che non è venuto. Tu convieni con me, però allora, giusto per chiudere, che adesso devo andare. Sì, convieni con me che Gesù Cristo, se lo vediamo staccato da Yahweh, cioè proprio un altro Messia, un altro Dio, a un certo punto ci è venuto a dire: se voi restituite a Satana la sua moneta e cercate di fondare la vostra vita sotto un'altra dimensione, sotto il dominio dello spirito, probabilmente vi liberate del gioco della moneta, il gioco di Satana. Può esserci questa cosa? Può esserci, ma questa roba va poi messa insieme ad altri messaggi, perché pensa così è abbastanza, come dire, isolata. È parte di un puzzle, certo che è parte di un puzzle, sicuramente. Poi unite tutti i vari pezzi del puzzle che questi siano superiori, no, questi hanno una struttura mentale che si costruiscono fin da piccoli. Che rafforza caratterialmente. Quindi tu mi stai dicendo, allora vediamo se posso riassumere in una maniera così, chiudiamo. Allora, hanno fatto passare l'idea che la democrazia, l'evoluzione, la libertà, l'essere sempre innovativi, in divenire, sia un qualche cosa di positivo. Di fatto invece per governare l'umanità serve rigidità, blindatura, coerenza, disciplina. Quindi cosa succede? Il miglior modo per governare gli altri è venderli, tra virgolette, fargli credere che la democrazia, la libertà, l'indipendenza, l'edonismo, l'egotismo, eccetera, eccetera, gli dia questa libertà, però di fatto il governo si regge solo sulla disciplina e sulla gerarchia. Ed è in questa maniera che loro da anni riescono a gestire il popolo, perché naturalmente l'egoismo liberale crea dispersione, crea confusione, però ti dà l'illusione di essere libero e democratico, di fatto sì, due precisazioni. Quindi distribuendo anche ai goyim delle cariche, ma che dipendono da loro. Quindi a un certo punto, dividendo in parte, i russiani ci sono sempre stati. Ma il contenuto di questo paniere lo divido, perché loro hanno bisogno di braccia e di persone che ripetono pappagalletto. I russiani. E questo, ma c'è dell'altro. Io ti dico che la libertà, la democrazia e tutto il resto sarà ciò che dall'alto si decide che sia, non che tu decidi che cos'è la democrazia. Io ti lancio una parola, ti metto la bomba, ma decido io che cos'è e che cosa non è. Se già non ti dico che tu non puoi parlare di questo, chiaramente tu non devi farlo, capisci? Se ti dico che cosa devi intendere per libertà, e io un'ultima cosa. Le parole, il contenuto lo decido sempre io, che lo vario in funzione del tempo, in funzione dei popoli, in funzione degli eventi, in funzione della mia comunità. Ma te do una parola vuota, sostanzialmente. Certo. Questo è, ma la democrazia, e ti dico veramente che cosa consiste, peccato, o tu mi dici che cosa vuoi che consista. Io che decido che cosa consiste. Riprenderemo questo argomento perché è affascinante. Un caro saluto, ciao Elia. Ciao.